Il punto in compagnia di Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni. Buongiorno, ben ritrovato sulle fonti, Carlo, buon anno ancora e bentornato in veste ospite. Buongiorno, grazie e buon anno. Allora, cerchiamo di capire insieme cosa è cambiato dall'ultima volta che ci siamo sentiti, era un bel po' di tempo fa, e soprattutto cosa è cambiato per la Commissione europea per prendere questa decisione, perché diciamo che queste indiscrezioni nei confronti del nucleare, il gas, stavano andando avanti già da un bel po' di tempo, però cambio di rotta proprio prima della fine del 2021. Qual è il tuo parere su questa proposta? Per il momento è soltanto proposta e come abbiamo visto i diversi governi l'hanno colta in maniera completamente diversa. Ma allora, intanto io partirei con una considerazione di metodo, prima ancora di entrare nel merito. Questa è una proposta che, è maturata in un lungo periodo di gestazione e che, come ricordavi, deve ancora andare attraverso una lunga fase prima di arrivare all'approvazione definitiva. Adesso è stata inviata dalla Commissione agli esperti degli Stati membri che hanno una decina di giorni per fare delle osservazioni, poi verrà eventualmente rivista e adottata in via formale dalla Commissione. A quel punto andrà al Consiglio e al Parlamento europeo, che avranno 4 mesi, in realtà prorogabili per altre 2, quindi complessivamente 6 mesi, per approvarla, emendarla o rigettarla, e poi verrà approvata in via definitiva. Ecco, l'aspetto formale e metodologico che mi pare importante sottolineare è che la Commissione si era impegnata a chiudere la proposta. Inizialmente doveva essere rilasciata entro inizio dicembre, poi la cosa è slittata di settimana in settimana. La Commissione aveva detto la invieremo entro fine anno. E la mail formale che trasmette agli Stati membri questa proposta è del 31 dicembre attorno alle 23:55. Non è esattamente un indice che spinge chiunque a prendere così a esaminare questa proposta con grande tranquillità, nel senso che una mail, chiunque di noi riceve una mail alle 23:55 del 31 dicembre, se non è una mail di auguri, reagisce, come dire, in modo non particolarmente Immagino. senza particolare apprezzamento. Veniamo Immagino. invece nel merito di questa proposta. Allora, la proposta è un atto delegato, cioè un pezzo, un provvedimento attuativo della cosiddetta tassonomia, come ricordavi. Cos'è la tassonomia? È uno schema adottato dalla Commissione europea. Teoricamente volontario, in realtà tutti sanno che poi in prospettiva diventerà determinante, che serve a dire quali investimenti possono essere classificati come green, come sostenibili e quali invece no. Perché questo è importante? Perché in prospettiva sia i mercati finanziari sia probabilmente anche scelte regolatorie tenderanno a creare condizioni di maggior vantaggio nell'accesso al credito per i progetti green. Quindi è importante per chiunque voglia investire, voglia valutare progetti di investimento nel settore energia, capire se un singolo progetto è green o non è green. Il documento del 31 dicembre si concentra in particolare su una serie di investimenti legati alla generazione elettrica e riguarda soprattutto, come hai ricordato, il tema del nucleare e il tema del gas. La domanda è questa: nucleare e gas sono strumenti funzionali alla transizione energetica, cioè alla decarbonizzazione dell'economia, oppure no? Per quanto riguarda il nucleare, la Commissione, prima di arrivare alla decisione del 31 dicembre, aveva interpellato una serie di organismi tecnici, il gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile, il JRC, eccetera, per chiedere se il nucleare può essere considerato sostenibile oppure no. Naturalmente il nucleare ha il grande vantaggio rispetto ad altre fonti di non avere emissioni climalteranti, quindi dal punto di vista del clima è certamente una fonte, chiamiamola pulita. Però ha lo svantaggio di produrre delle scorie che poi devono essere gestite e di avere l'esigenza, quando le centrali arrivano alla fine della loro vita, nell'arco di 40 o 60 anni a seconda dei casi, di mettere in atto dei processi cosiddetti di decommissioning che richiedono, diciamo, la gestione sicura del materiale contaminato. La risposta che arriva dalla Commissione nell'atto di ieri e che è abbastanza stupefacente rispetto alla difficoltà del percorso è che fondamentalmente sì,
l'investimento negli impianti nucleari va considerato green, purché vengano rispettate una serie di condizioni abbastanza, tra virgolette, standard. Chi investe nella centrale nel nuovo impianto nucleare deve disporre di un piano per la gestione delle scorie. Chi investe nella centrale nucleare deve dimostrare di avere una capacità finanziaria sufficiente a farsi carico a fine vita dell'impianto del decommissioning e così via. Quindi nella sostanza il documento, la bozza della commissione del 31 dicembre accoglie le indicazioni di tutti gli organismi tecnici e dice che il nucleare, se fatto a regola d'arte, diciamo così, è un investimento green. Naturalmente questa è una scelta tecnica, ma è una scelta anche estremamente politica. Come ricordavi, ci sono alcuni stati membri, soprattutto la Francia, che non credo abbia ancora parlato esplicitamente, ma evidentemente ha ottenuto quello che voleva, perché la Francia ha un enorme parco nucleare attraverso cui genera all'incirca il 70% di tutta la sua energia elettrica, che però è fatto di centrali in gran parte vecchie, che quindi devono essere richiedono degli investimenti, in alcuni casi devono essere chiuse e sostituite. E però ci sono altri paesi che invece sono fortemente antinuclearisti. La Germania, che proprio 3 giorni fa ha chiuso 3 impianti nucleari, il Lussemburgo, l'Austria e così via. Ecco, quindi questo è un tema politico, però non è un tema tecnico. Però bisogna dire che forse se hanno inviato questa mail alle 23:55, cioè 5 minuti prima del nuovo anno, uno potrebbe anche pensare che diciamo che forse si tratta anche di una emergenza. Poi intanto volevo ribadire, abbiamo anche qua il Twitter di Cloud Turmes, che il ministro dell'energia del Lussemburgo è stato estremamente rigido sotto questo punto di vista, dicendo che la bozza di piano della Commissione UE per includere il nucleare e il gas come fonti green è una provocazione dal punto di vista procedurale e non soltanto in termini di contenuto nasconde il rischio di un greenwashing. È un po' esagerato o effettivamente nasconde i rischi di greenwashing e confessiamolo che c'è già tanto greenwashing? No, io credo che sia molto esagerato, anche questo sia un tweet estremamente politico, peraltro Turmes è un esponente del Partito dei Verdi, quindi giustamente porta avanti la sua linea politica. Per quanto riguarda il nucleare, non credo che si possa parlare di greenwashing. Il nucleare, per la ragione che abbiamo detto, è effettivamente uno strumento importante, soprattutto di contrasto al cambiamento climatico. Diversa è la questione del gas, che era l'altro grande punto interrogativo rispetto alla tassonomia. Qui ci sono sostanzialmente due mondi, due prospettive totalmente opposte. Da un lato c'è chi dice il gas è un combustibile fossile, se lo utilizziamo per la generazione elettrica produciamo delle emissioni di CO2, in più per portare il metano dal giacimento dove viene estratto fino alla centrale dove viene bruciato c'è il rischio che vi siano delle dispersioni, delle perdite in atmosfera che sono altrettanto, anzi più pericolose della CO2, e quindi il gas assolutamente non va incluso. Questa è la posizione per esempio di Turmes e di altri. Dall'altro lato c'è chi dice sì, però se la transizione non è un interruttore on off, è un percorso lungo, costoso e difficile, all'interno del quale c'è un ruolo legittimo per il gas, perché il gas è vero che è un combustibile fossile e che ha delle emissioni di CO2, però ne ha molte meno rispetto al carbone, ne ha molte meno rispetto al petrolio, in particolare nella generazione elettrica, ma anche in altri utilizzi, e quindi transitoriamente appunto è uno strumento importante per coniugare l'esigenza di decarbonizzare l'economia con quella di non massacrare l'economia stessa. La Commissione, da questo punto di vista, che scelta ha fatto? Ha fatto una scelta, dal mio punto di vista, abbastanza, in Italia diremmo, democristiana, nel senso che riconosce che il gas può essere uno strumento di transizione e quindi dà un contentino, diciamo, chiamiamoli ai realisti, ma contemporaneamente mette una serie di condizioni per cui rende molto difficile la vita agli impianti di gas. In particolare dice che per essere ritenuti sostenibili gli impianti di gas devono rispettare una serie di standard legati alle emissioni, che nei fatti implicano che da un certo punto in poi si potrà usare soltanto gas di origine biologica, biogas, e non gas naturale, gas di fonte fossile. Oppure che gli impianti alimentati a gas dovranno essere accompagnati da un impianto per la cattura e lo stoccaggio della CO2, quindi per abbatterne
le emissioni, e poi mette una condizione che dal mio punto di vista è abbastanza critica, non per ragioni ambientali ma per ragioni legate al funzionamento del mercato, cioè dice che gli impianti a gas potranno essere considerati sostenibili soltanto se vanno a sostituire impianti più inquinanti, per esempio impianti a carbone. Dico che questa è una condizione critica perché non è detto che quello che fa l'impianto a gas sia lo stesso che gestisce l'impianto a carbone, anzi legare queste due cose significa dire sostanzialmente che se tu hai un impianto a carbone e lo sostituisci a gas, avrai accesso a condizioni finanziarie più favorevoli rispetto a uno che fa spontaneamente lo stesso tipo di impianto a gas e magari facendolo va a spiazzare e a mettere fuori il mercato il tuo vecchio impianto a carbone. Quindi credo che su questo ci sia ancora molto, diciamo, fine tuning, per usare un delicatissimo eufemismo. Ecco, il tuo parere in particolar modo sul ritorno del nucleare. Abbiamo visto che il leader della Lega ha accolto questa proposta in maniera estremamente ottimista. Ecco, tu come vedi le cose, come valuti questa possibilità al ritorno del nucleare, anche perché ci vorrà, immagino, un referendum nuovo? Allora, se parliamo di Europa, io credo che l'Europa non possa fare a meno del nucleare per la transizione energetica, soprattutto per quanto riguarda i paesi che il nucleare ce l'hanno già. Perché in quei paesi chiudere il nucleare, cioè man mano che le centrali esistenti arrivano a fine vita, e sostituirlo con altre tecnologie inevitabilmente implica che almeno in parte verranno utilizzate tecnologie di fonte fossile, quello che sta accadendo in Germania proprio in questi giorni. Diversa è la prospettiva del nucleare nei paesi che non hanno oggi il nucleare e che a occhio e croce neppure lo vogliono, come l'Italia. Al di là dell'aspetto strettamente giuridico, io credo che le prospettive di avere il nucleare in Italia siano molto molto basse, essenzialmente perché l'investimento nel nucleare è un investimento fortemente sensibile al costo del capitale. Gran parte dei soldi, gran parte dei costi stanno nell'investimento iniziale, nella costruzione della centrale. La centrale nucleare è un impianto che vive, diciamo, dai 40 ai 60 anni e che per tutta la prima parte della sua vita recupera i costi dell'investimento e poi comincia a generare profitti da un certo punto in poi. Quindi è ovvio che un paese che vota un referendum al lunedì per consentire una tecnologia e al martedì per bocciarla è un paese dove il costo del capitale per un investimento in questo genere sarebbe molto alto. Quindi, diciamo così, c'è un tale rischio politico e regolatorio che mi stupirei davvero tanto se qualcuno volesse andare a mettere dei soldi veri, diciamo, come capitale di rischio per un investimento nucleare. Però credo che questo sia un tema secondario, cioè il tema vero è che oggi e ancor più in prospettiva le reti elettriche europee sono fortemente integrate tra di loro, quindi quello che dobbiamo guardare non è il mix dei singoli paesi ma il mix europeo nel suo complesso, anche perché ha senso andare a mettere le fonti dove c'è una qualche vocazione, cioè tu vai a mettere l'eolico dove c'è il vento, il fotovoltaico dove c'è il sole e il nucleare dove c'è l'accettabilità sociale per farlo. Certo, assolutamente sì, concordo. Nel frattempo però vorrei tornare sul tema del rincaro dei prezzi, che è un tema sicuramente che disturba l'Italia, non soltanto l'intera l'Unione Europea, anche Bulgaria se vogliamo includerla dentro, perché il rincaro del gas e il prezzo dell'elettricità sta accadendo dovunque. Giusto per capirci, si tratta di un fenomeno transitorio o si tratta di un fenomeno di medio termine, non vorrei dire di lungo termine, una normalizzazione come sembrerebbe, intendo dire, in termini di prezzi? Io credo che ci sia una componente transitoria e una componente di lungo termine. Componente transitoria è legata per esempio al fatto che negli scorsi mesi abbiamo avuto un periodo di bassa ventosità sul mare del nord e quindi è venuta meno tutta quella grande produzione eolica che normalmente alimenta in particolare la Germania, la Danimarca, il Regno Unito, eccetera. Chiaramente negli ultimi giorni in realtà già il vento ha ricominciato a produrre energia elettrica, quindi questo è un pezzo transitorio del sistema. C'è però anche una componente diciamo strutturale della questione. I prezzi del gas nascono da un fatto che c'è uno squilibrio tra la domanda e l'offerta. Abbiamo tanta domanda perché l'economia sta andando relativamente bene, perché è inverno, però abbiamo un'offerta scarsa
perché negli ultimi anni i prezzi sono stati molto bassi e anche perché in qualche misura c'è questa grande incertezza su come finanziare gli investimenti per fare nuove campagne esplorative. Aggiungo che tanti paesi membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia per esempio, hanno introdotto delle moratorie di diritto o di fatto che impediscono di sfruttare le risorse nazionali. E quindi è chiaro che qui, poiché il problema dei prezzi nasce da un disallineamento tra domanda e offerta, cioè nasce nei fondamentali, non è un fenomeno finanziario, è chiaro che finché ci porteremo dietro questo tipo di problema, i prezzi resteranno alti, magari non alti come sono oggi o come sono stati nelle settimane scorse. In realtà già oggi sono leggermente calati. Perché? Perché avevano raggiunto un livello tale che un sacco di navi metaniere che trasportano metano in forma liquida e che erano dirette verso altre destinazioni hanno girato la prua verso l'Europa, e questo aiuta ad aumentare un po' l'offerta di gas. Però fondamentalmente nel medio termine questo problema rimarrà. Tra l'altro aggiungo una cosa, visto che citavi la Bulgaria, uno dei problemi dal punto di vista delle infrastrutture per il trasporto gas in Europa è che noi abbiamo una buona infrastrutturazione sull'asse nord-sud, ma abbiamo scarsissima infrastrutturazione sull'asse est-ovest. Quindi abbiamo in tanti paesi, Spagna, Portogallo, l'Italia stessa, una buona capacità di rigassificazione, cioè siamo in grado di ricevere il metano in forma liquida via nave dagli Stati Uniti, dal Pacifico, da dove ti pare, però poi questo metano non riusciamo a trasportarlo oltre un certo limite verso est, e quindi ci sono altri paesi, in particolare i paesi, la Bulgaria, gli altri paesi dell'Europa dell'Est, diciamo quelli che una volta chiamavamo i nuovi stati membri, che ormai non sono più nuovi stati membri perché sono nell'Unione Europea da 15 anni, che invece per il loro approvvigionamento di gas dipendono in grandissima parte o addirittura al 100% dalle importazioni via tubo dalla Russia. Quindi sebbene vi sia un problema europeo con i prezzi del gas, poi questo problema europeo ha tante facce legate al fatto che la capacità di trasporto all'interno dell'Europa è molto rigida. In questo momento la situazione è quella che è, quindi come dire stiamo tutti ugualmente male. Se invece le cose dovessero cambiare, per esempio dovesse aumentare l'offerta di gas in forma liquida, probabilmente vedremmo ancor più di quanto non vediamo adesso un disallineamento dei prezzi, che probabilmente resterebbero alti in una parte d'Europa e potrebbero invece attenuarsi nei paesi che possono ricevere via mare. Guarda, ultimissima domanda, ormai più parliamo con te Carlo più si comprende che il mercato, in particolar modo del gas naturale, è molto molto complesso e dipende dai fattori estremamente diversificati. Intanto ultimissima domanda, anche perché noi ci seguono tantissimi investitori e tantissimi trader, anzi prevalentemente, però giusto per capirci, abbiamo fatto veramente più approfondimenti nelle nostre settimane tematiche sui diversi criteri, che sono pochissimi per il momento, per capire quale tipo di investimento sia sostenibile, green o eco-friendly, se vogliamo dirla così, con questa nuova proposta, che per il momento ovviamente è soltanto un draft, cioè soltanto una proposta. Da quello che ci hai detto sarà molto molto complicato come dire farla passare, perché dovrebbero essere tutti d'accordo, insomma non solo alcuni paesi. Come si può orientare un investitore? E cioè, all'improvviso ciò che ieri era non sostenibile oggi lo diventa sostenibile, appunto con questa nuova proposta. Cioè, nel senso, uno che vorrebbe essere come dire un investitore green e si basa particolarmente su questi criteri per le proprie scelte di investimento, che cosa deve pensare, come deve ragionare a tuo avviso? Beh, allora dipende, nel senso che c'è un aspetto formale e un aspetto sostanziale in questa domanda. Dal punto di vista formale, chiaramente la tassonomia ha effetto dal momento in cui entrerà in vigore, e quindi per quanto riguarda la tipologia di investimenti disciplinati da questo atto aggiuntivo del 31 dicembre, bisognerà aspettare almeno la seconda metà del 2022, e inoltre nel definire se un investimento è sostenibile oppure no, la proposta stessa prevede delle date. Per esempio, per quanto riguarda il nucleare, si dice che quanto ci siamo raccontati è valido per gli impianti che ricevono la loro licenza di esercizio fino al 2045. Per quanto riguarda il gas,
si fa riferimento a una licenza di esercizio o un'autorizzazione alla costruzione rilasciata entro il 2035 e così via. Quindi intanto c'è questo aspetto formale. Dal punto di vista sostanziale invece è più un tiro di dadi, onestamente, nel senso che non è chiaro che faccia avrà la tassonomia quando effettivamente entrerà in vigore. E mentre è evidente che appunto un documento dice che le regole valgono fino a una certa data, uno sospetta che fino a quella data valgano, poi in realtà il comportamento degli attori finanziari, degli agenti finanziari, tende un po' anche ad anticipare le regole, quindi da questo punto di vista è probabile che continueremo a vedere quello che abbiamo già visto negli ultimi anni, cioè un forte spostamento della allocazione del credito da parte degli investitori verso investimenti per esempio nelle fonti rinnovabili e con maggiore ritrosia verso nucleare, fossile, eccetera. Non nascondiamoci che però questa è una delle cause del problema che stiamo vivendo, cioè se l'offerta di gas è bassa rispetto alla domanda è anche perché abbiamo avuto pochi investimenti negli ultimi anni, e il fatto che abbiamo avuto pochi investimenti è legato anche alla maggiore cautela con cui certo. Gli investitori impegnano le loro risorse, quindi rischiamo di essere un po' in un catch 22, no? In effetti è assolutamente così, anche perché diciamo che gli asset manager, insomma un po' tutte le case di wealth management hanno cercato di fare questo cambio di rotta per quanto concerne gli investitori e farli convincere nella loro stessa sostenibilità e non soltanto di scegliere il sostenibile come tipo di investimento, che non lo è più nuovo, magari lo era qualche anno fa. Grazie mille Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni. Grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione, buon anno ancora e bentornato sulle fonti. Grazie mille a te, saluti a tutti e buon anno.